non ridere già, siamo a Cambridge, vi ho risparmiato l'ingresso e dunque il volo, tutta la procedura per i bagagli eccetera, perché non avevo le mani libere, visto che abbiamo portato mezza casa, 4 valigie, 3 zaini e compagnia bella. Adesso ci siamo liberati insomma del bagaglio e stiamo andando verso il centro, questa è la periferia, è tutto chiuso perché qui sono già le 18.30, quindi andremo soltanto per la cena e domani iniziamo il tour di Cambridge vero e proprio. Il viaggio è andato bene, però eravamo carichi come dei muli e niente, questo è quanto. Domani vedrete la vera Cambridge e insomma le cose più interessanti da vedere. Comunque qua fa freddo, siamo al 5 settembre, ho messo maglione a maniche lunghe e giubbotto e sciarpa. Vabbè, meglio così. A domani! Isola pedonale, siamo al centro. Poi. Ci sono di proporzioni atmosferiche qui in Inghilterra. Quasi al centro, sì. E là c'è l'orologio, ti ricordi l'orologio quello, sì. Quello meccanico? Dai, fai una foto. Yeah. Ma là c'è la King's College, di là? Sì, Kingston. Kingston. Bulldog. Ma questo è tipo un centro commerciale, no? No. No. Così lo picchi da solo. Non me lo ricordo, sì, questo posto. Guarda le biciclette, guarda che parcheggio, e tutte pubblicità di spettacoli teatrali, manifestazioni, conferenze, guarda quanti, simpatico. Ah, sono tutti plastificati, giustamente. Questa è la St. Mary? Guarda quanti. Non lo sapevo. Sì, da poco. Questo è il bar della Raffa praticamente. Ecco perché sono. Facciamo il giro di là. Di qua. Vedi questo è un antincendio di 51esimo stormo. Che figo. Vedi 51esimo stormo.
Ma quanti ce ne sono tutto il locale? È un locale enorme. Questa è la storia, no? Sì. Guarda, ci sono tutte le firme. Che cos'è questo, Matteo? Battle of Britain and US. È la storia? Mamma mia. Sì, questo è quello che sta scritto qua sopra. E si può prendere? Ma sopra il soffitto che c'è? C'è il sole. Poi stanno... Che c'è? Sì, ma non si capiscono. No, è fatto apposta. E questi? Snowboard, big bike. Ma guarda queste grotte, che belle. C'è la seconda guerra. È carino, prima c'è fatto. Ma questo locale è enorme. Ah, eccomi. Guarda che forte. Ecco, già si sente fermato aperto, pure è carinissimo. Qua vedi? Simpatico, bello. Beh, ora una bella camminata per digerire. Quello chi è, lo sai? No, veramente Winston Churchill. Bravo. Ah, ma l'ho studiato la seconda guerra mondiale. Capito, però magari ti ricordavi. Voglio un attimo fare la ripresa di quel giardino bellissimo prima di andare via, che però non si poteva cenare all'aperto, fa troppo freddo. Ah, bellissimo, questo è l'ingresso del giardino con tutti i fiori. Ah, è una meraviglia. Ecco, The Eagle. Allora siamo seduti là dentro, vabbè, andiamo. Cioè, questa è una chiesa che si chiama Christ Church. Al maxi schermo, il divano, il salotto, sopra si vede l'organo. Cioè, sembra un albergo a 5 stelle. Sì, andiamo, è fantastica. Mamma, che strano, questo è il cimitero. Si vede poco, però. È un cimitero. Antico, penso. Vabbè, continuiamo. Ecco, questo è il centro dove fanno yoga, meditazione, è tutto illuminato. Un centro anche dove praticano il buddismo. Bellissimo. Allora, praticamente stamattina abbiamo stato da Primark a svaligiare il negozio per l'arredo della camera di mio figlio del campus, su cui piumoni, coperte, lenzuoli, cuscine e cose di compagnia bella. E adesso ci dirigiamo verso il museo di zoologia dell'Università di Cambridge. Spero di poter fare la ripresa perché è veramente, veramente interessante. Quindi oggi, diciamo, a livello di turisti abbiamo fatto solo questo, insomma faremo solo questo, perché stamattina siamo stati impegnati dallo shopping frenetico, perché nel momento in cui poi arriveranno gli altri studenti universitari da Primark o degli altri negozi di prodotti economici, finirà tutto. Quindi ci siamo accaparrati le cose necessarie come tutti gli altri. E adesso spero che questo museo sia meritevole di attenzione. È quello di no, poi c'è antropologia e archeologia. Sono tre secondo me tutti qua. Mamma mia, è enorme! Sì. Mamma mia, quanto è grande! Ma dentro sono tutti i dipartimenti dell'Università di Cambridge. Allora, fammi vedere. Allora. Vedi, noi dobbiamo andare archeologia. Okay. Scusa, là perché. No, eccolo, museo di zoologia. Ok, stanno tutti e tre insieme. Ok, andiamo. Mamma mia, enorme!
È spettacolare. Cioè qua ci siamo la giornata, eh? Segni blu, ok, vediamo prima quello, chiudo alle 16.30. Questa è la libreria di economia però. Madonna, che spettacolo. Anche questo? Vabbè, tanto torniamo. Speriamo che si possa riprendere qualcosa dentro. Ma questa struttura è fantastica. Dove? Quale strada? Quell'altra? Museo di zoologia sta dall'altra parte. Ah, ok. Allora qui ci veniamo un altro giorno se oggi non facciamo il tempo. Oh, è stupendo. Qui erano tutti italiani, forse. Tu che ti ridi, vorrei sapere. Eh? Capellone. Però è un gruppo troppo alto. No, poi troppo giovani per essere universitari. Quelli ho tipo scuola superiore. Magari fanno un corso di inglese. Ecco, magari. Allora, aspetta, noi che abbiamo visto, scusa? L'archeologia abbiamo visto, no? Oh, che bello! No? Ricordiamoci in Giappone. Che spettacolo! Ma quanto è alto! Paola! Oh, mamma mia! Bello! Mi piace questo piano! Questo è tutto Oriente! Spettacolo, bello! Guarda, guarda là sopra! Un'imbarcazione antica. Da un sapo sembra, vediamo. Canoa nuova, modello di canoe, ma canoa. Non ci appartiene. Bocca tua. Una canoa da guerra. Dobbiamo leggere bene perché sennò non capiamo nulla. Quanto è bello questo. Questi sono indiani. Domestica.
Sonia. Questa è tutta la parte dell'Amazzonia. E c'è l'aquila, vedi? Siete bene l'aquila? Ah, bello, questa parte, questa sala mi piace di più tutto. Ma sì, certo. E questa è un'accommodation per gli studenti dell'University of Cambridge. Infatti, cioè, è una meraviglia. E questi sono tutti i palazzi collegati all'Università di Cambridge, che siamo proprio vicino al campus. Questi sono altri alloggi, questi mi sa che sono altri alloggi. Eh sì, poi chiudono tutto qui perché dentro il campus. Questo è tutto Mill Lane, e quindi tutto loro. Allora, questo è il fiume Cam, sto facendo una passeggiata al freddo, al gelo, perché piove e fa freddo. E facciamo il giro, e qui questo è navigabile perché ci fanno comunque le regate, le gare con le canoe, però al momento c'è poca gente, forse perché fa freddo e piove, però è bello. L'altra volta c'erano, quando sono venuti c'erano i cigni, e quindi spero di rincontrarne qualcuno. Ma questo è bello, ci puoi venire a fare jogging qua, e io ci vado a correre. Sì, così, bellissimo. Questo freddo mi viene a tingere. Vabbè, quando fa caldo. Ah, questo è il Mathematical Bridge, che divide la parte vecchia più antica del Queen's Mary College dalla parte moderna. Allora, l'University of Cambridge, ho scoperto che è formata da 31 college, e i più importanti sono Trinity, il King's, Queen's Mary e il Jesus Christ o qualcosa del genere, Corpus Christi. Ah, è vero, e St. John's, che sono i più importanti, però ce ne sono ben 31, e questo è uno di quelli più antichi, perché mi sembra che era del 1300 la prima parte del Queen's Mary, ed è questa di destra, e di là invece c'è la parte moderna, e li divide, li collega il Mathematical Bridge, che è bellissimo, come si vede, è bellissimo. Ancora no. Per cui è chiuso, non si può visitare? Ecco, vedi. Che cos'è questo? È l'ingresso? Sì, vabbè. È l'ingresso del Queen's College? Per chi è... per chi è scritto? Ah, vedi che si passa? Là, un signore è passato. Te l'ho detto. Però è proprio tutto chiuso. Sì, ma quello sarà un professore. Sarà un professore, dici? Con gente addetta. Questo, guarda quanto è grande dentro. Ma guarda sto prato, che figo. Cioè, ti invito a provare ad andarci. Guarda l'altro ponte laggiù, che bello. Lo vedi? Però non si può andare allora. Proviamo a fare il giro dall'altra parte. Alla parte dove destra. È tipo riservato ai addetti. È riservatissimo, vedi che qua questo cancello è finto perché stanno. Infatti, è chiuso tutto. Cioè ci entra solo. Però per arrivare a quell'altro ponte là in fondo proviamo a fare il giro di là. Ah, quello in fondo. College, vedi? College. Lo so. Questo fa parte dell'università. Beh, certo, tutto. Non si può entrare? Te pare. Dai, facciamoci. Ma il Queen's è quello dove studiano sempre più ricchi, no? Sì. Tipo le persone famose. Vabbè, pure famose. Però questo però è tutto il college, non, questo qua. Non per forza se è tutto solo il Queen's Mary. Guardate, tutte queste costruzioni è tutto il college. È enorme. Ma lo vedi? Guarda. Questo è tutto sto palazzo, poi è tutto interno, perché noi internamente non possiamo andarci. È bestiale. Allora quanti studenti avranno, scusa?
Devo mettere censura, sto video, ho capito. Devo mettere beep, devo imparare. Sì. E questo è il King's College, sì, uno di quelli più importanti che formano l'università di Cambridge, ma questo è da visitare, dobbiamo venirci con calma domenica, perché c'è anche una cappella interna molto importante, poi c'è la libreria, ci sono tante cose da vedere dentro, dobbiamo pagare il biglietto, adesso sta per chiudere, mi sa, a che ora chiude? È alle 5 e mezza, quindi questa è una di quelle visite che faremo domenica. Andiamo. Oh, l'ha chiamato il suo, l'ho detto grazie. Adesso devo mettere i beep. Vedi, qualcuno sta arrivando ancora. Questa dovrebbe essere la cappella, perché è famosa per le vetrate. Sì, vabbè. Vabbè, la chiesa di questo. Sì, guarda che vetrate, in effetti sono incredibili. Ah, qua c'è la... Aspetta. C'è la messa? No. No, la cappella. Ci stanno i prezzi. Cioè, l'ultima entrata sta alle 4 e mezza. Ci costa 9 euro gli adulti e i bambini 6 euro. Allora, ok. E i student qui con la carta, vedi? Tu ancora non ce l'hai l'ID perché te la devono dare il 16. Sì, i membri dell'università, no, i membri degli altri. No, studenti con la carta l'ID, vedi? È quella che ti devono dare ancora. Questa è la Round Church, anche questa è da visitare dentro, ma è chiusa a quest'ora. Guarda che meraviglia. E quello è il St. John's College.